Ci meritiamo questa crisi? Io no. L'Italia se la merita? Io penso che se la merita perché la maggior parte della gente ha accettato di essere ricattata e strozzata da questi strozzini prestatori a usura che sono le istituzioni internazionali. Banca Europea, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale. Il solo fatto che una persona ha ricevuto dei soldi non vuol dire che in qualsiasi caso non devono essere resi con quegli interessi e in questo modo. Non si pagano gli strozzini, questo fa parte della legge italiana. Noi stiamo assistendo a uno smantellamento dello Stato italiano pezzo per pezzo. Perché pezzo per pezzo? Perché se lo facessero di botto la cosa sarebbe troppo eclatante. Purtroppo la gente è assolutamente cretina. Non si rende conto che cadremo uno alla volta come birilli. Pensano che il protone di esecuzione si fermi ai primi due. Assurdo. Verrà la volta di quasi tutti. Licenziamenti, prelievi conti in banca, dimezzamento pensioni, abbassamento degli stipendi. È la tempesta perfetta. Dopo sarà terra desolata, non ci sarà più niente da fare. La classe borghese che vede il movimento, che poi è chiamato 9 dicembre, ma non è. In realtà è gente che non ne può più e che ha capito com'è la situazione. La cosa strana è che la maggior parte della classe media, che è destinata a diventare classe medio bassa o povera, non se ne rende conto e vede questo come un qualsiasi movimento o frangia politica. Qui non parliamo più in termini di destra e di sinistra. Non pagare il pizzo alla mafia non è né di destra né di sinistra. Quando c'è stato una lotta di liberazione nazionale contro il nazifascismo prendeva sia la DC, quello che serve il Partito Popolare, che i partiti comunisti o socialisti. Nei momenti di crisi, di palese ingiustizia, non c'è destra, non c'è sinistra, ficcatelo in testa. Quando le cose riprenderanno una certa normalità, si riprenderà la destra e la sinistra, ma sulla base di un minimo di decenza, di non colpi di Stato finti, di non asservimento a interessi non italiani e di un potere finanziario che sta facendo terra bruciata. Io vorrei sapere qualsiasi quale ideologia accetta ciò. Solo non ideologia del popolo, ma persone ultraliberiste che spacciano quelle politiche come politiche che fanno comodo a tutti, quando fanno comodo a pochissime persone. Il fatto l'ha dimostrato. Dove hanno attuato queste politiche ultraliberiste, Milton Friedman e quant'altro, hanno fatto quello che stanno facendo qua: impoverimento, impoverimento della gente e l'economia si è depressa.
E gli unici che, hanno, che ne ha, nonostante la repressione dell'economia ne hanno beneficiato sono le corporation, in quel caso la Sud America americane, e la classe del regime dittatoriale. Qui la cosa è strana perché sembra apparentemente una democrazia, ma se si va a vedere i media, come è stato messo Monti, perché è stato buttato giù Berlusconi, come gli hanno fatto le scarpe con il nuovo centrodestra, chi è Letta, a chi è legato, a che poteri internazionali, chi è Monti, cosa ha fatto Napolitano, come stanno mettendo il bavaglio a internet con la scusa che mandano a fanculo o si incazzano contro il presidente del Senato o il presidente della Camera. In un paese normale non ci sarebbe bisogno di usare quei termini perché non se li meriterebbero. Ma se poi andassimo a guardare, ma perché questa gente ce l'ha con loro? Non c'è un dibattito, non c'è in televisione nessuno che dice: ok, non dico quella parola, però ti dimostro. Questo e questo, questo, attentato alla Costituzione e quant'altro, la tagliola della. Cioè, è evidente a qualsiasi persona che abbia un minimo di chiave interpretativa della realtà dove stiamo andando. Quando mandano l'avviso di garanzia a Grillo, quando. Le forze dell'ordine, dopo il presidio del 9 dicembre, a piazzale Partigiani, con la scusa di 2 o 3 tende, vogliono attaccare i manifestanti. Non saranno 3 tende su un marciapiede a cambiare le sorti dell'Italia. Si attaccano a quello perché vogliono causare il casus belli. Vogliono che la gente reagisca, i manifestanti, per manganellarli e dire che loro, quindi dare il messaggio ai manifestanti di essere randellati. È l'opinione pubblica che in realtà hanno dovuto sgombrare perché queste persone non volevano sottostare alla legge. Questa è la situazione terribile che siamo. A cui stiamo andando incontro, e ancora ci sono degli imbecilli, e ce ne stanno tanti, che andano dal MACA, da Bancaleone, dei cialtroni che gongolano perché un gruppo di persone che per loro motivi, perché non sanno la situazione, perché gli sta antipatica a livello culturale, persone che a cui loro stanno antipatiche, stanno avendo successo quando di mezzo c'è il futuro di un'intera nazione. Che potrebbe anche avviare un riscatto nell'intera Europa. E questo è un primo video di in cui ricapitolo genericamente la situazione, che poi si potrà vediamo se preparo specificatamente a livello economico, a livello geopolitico, posso consultarmi anche con altre persone e preparare un video più circostanziato. Comunque, questa era una cosa a volo d'uccello. E grazie di aver visto questo video, arrivederci.